utente, mettiamo in categoria invece B, non pizzaioli, noto. E mentre l'altra categoria, cioè quella diciamo non pizzaioli, daremo un tempo che non sarà né troppo lento né troppo veloce, ma un tempo preciso. Quindi la bravura dell'equipaggio del gruppo B sarà quello di fare tre giri in un tempo prestabilito, quindi né più veloce né più lento. Mentre per quanto riguarda la categoria A, pensate quella per quanto riguarda la Ferrari, daremo un tempo irraggiungibile, 40 secondi, quindi chi si avvicinerà di più, ovviamente per eccesso, perché è un tempo irraggiungibile, a quei 40 secondi avrà la, diciamo, la somma dei tre giri. Ogni birillo che invece verrà buttato a terra è 2 secondi di penalità. Quindi mi raccomando, i birilli non li toccate, c'è lo spazio, quindi non c'è chicane, non c'è niente di artefatto. È solo, diciamo, ha una funzione, diciamo, visiva. La logica qua è tutto a sinistra per fare la curva a destra. A sinistra, se qua ci sono, c'è mezzo. Quindi chi tocca i birilli avrà 2 secondi di penalità. Ci dobbiamo divertire in sicurezza, anche adesso che facciamo i giri liberi. Andiamo tranquilli, se qualcuno vede quello di dietro un po' più gonfio, mette le quattro frecce, si mette al lato e fa passare. Una cosa importante. Il confronto delle due categorie, come facciamo? Non c'è confronto. Non c'è. Lo sappiamo noi, cioè io so che tu hai girato in 50 poi nelle bacheche, quindi non c'è girate, ci scaleremo. Poi spatticheremo, perché poi io chiederò scrivermi le Sky a dire che non facciamo azzardi, perché proprio durante i giri liberi a volte succede che uno si va all'interno e fa un incidente. Quindi stiamo attenti durante i giri liberi, non è che sai la realtà. Guardiamo sempre. Queste sono le premesse per la gara di oggi. Vedremo che cosa succede.